Grazie Presidente, grazie a lei collega. In effetti io stesso ho avuto una lunga esperienza come pubblico ministero che partecipava a questi colloqui tra il giudice e l'interdicendo, ai quali il giudice poi ha risposto con la nomina di un amministratore di sostegno e non come accadeva una volta con quella di un tutore. L'amministratore di sostegno è ha un regime giuridico che si colloca su un piano di tutela intermedia ed è nominato dall'autorità giudiziaria, quindi naturalmente il governo, il ministro della giustizia su questo non ha nessuna possibilità di intervenire. Tutto dipende molto dalla sensibilità, dalla professionalità, dalla capacità del magistrato che è incaricato di questa delicatissima funzione. Molte volte l'amministratore di sostegno viene surrogato al tutore per ragioni, vorrei dire, quasi umanitarie, nel senso che il provvedimento di interdizione suona così pesante, suona così doloroso, per cui il giudice preferisce questa soluzione intermedia nominando appunto l'amministratore di sostegno che elabori, come si dice, un progetto per l'aiuto di questa persona che si trova in gravissimi disagi psicofisici. Funziona o non funziona? Come tutte le cose umane, soprattutto come tutte le cose che sono affidate alla sensibilità delle persone, lo sapete, è meglio, diceva Platone, avere una legge sbagliata e un giudice intelligente piuttosto del contrario. Può darsi che siano avvenute, e in effetti sono avvenute, delle discrasie in questa applicazione. Qual è la risposta? La risposta è: occorre studiare ancora più a fondo questo problema, e a questo proposito posso dirle che in data 27 novembre del 23 abbiamo istituito un tavolo nazionale sui diritti delle persone fragili presso l'ufficio del gabinetto del Ministero della Giustizia, che è finalizzato proprio all'elaborazione di una proposta di modifica normativa all'esito della ricognizione e del monitoraggio dello stato di attuazione della legislazione vigente in termini nella materia di interdizione, di inabilitazione e quindi di conseguenza dello stesso amministratore di sostegno. Grazie Ministro.